Sicuramente i cambiamenti che ci sono stati hanno portato a una riflessione. Nel momento in cui c'è un forte cambiamento, hai un contrasto continuo di emozioni e quindi incominci ad elaborare. Sono fiduciosa, diciamo così. L'unica cosa che mi rimane è la coscia posteriore, fatti i profili, poi dopo. Io volevo parlare della rabbia. E come la gestisci la rabbia? Come la identifichi la rabbia? La rabbia la identifichi nell'animale. Viene sviluppato all'interno del carro nella figura della Kitsune. La Kitsune è un Okai, un demone orientale, e è proprio una figura che richiama il demone della rabbia. L'ira della Kitsune fa parte un po' anche del nostro carattere, essere molto irascibili rappresenta un po' quello che siamo, quello che sono. Alle volte la furia cieca, la rabbia cieca non ti fa vedere cosa hai davanti e imparare a dire fermo, mi fermo un attimo, che cosa è successo? Allora ti allontani e ti rendi conto che quella spinta forte la puoi sfruttare in un'altra maniera. Però andava trovata la maniera delicata per poterla gestire e quindi l'Oriente in questo è perfetto. Questa all'inizio non mi aveva assolutamente convinto e poi quando ho visto il primo disegno, il primo abbozzo di progetto, allora mi sono tolto tutti i dubbi perché effettivamente era una figura molto interessante. In questo caso c'è l'emozione di vedere che la terza generazione della famiglia Galli ha una continuità. Devo dire che mia figlia ha modellato la testa della Kitsune e mi ha sorpreso perché ha fatto veramente un salto in avanti. Questo mi ha emozionato.